Un'assemblea che segna un punto miliare nella storia dei comuni pugliesi, infatti tutti uniti nell'approvare il nuovo statuto. Le impressioni dei sindaci di Locorotondo, Bufano, Bonasia, Modugno e Fiorenza Pascazio di Bitetto al nostro microfono. In questo periodo particolare, quanto è importante l'alleanza, la solidarietà tra di voi? Credo che sia una cosa non solo importantissima, perché diciamo che l'unione fa la forza. Se ci mettiamo tutti insieme per risolvere un po' di problemi, credo che si va avanti sempre e comunque con il dialogo e con la discussione. Credo che oggi, avendo qua tutti i sindaci e far sentire la nostra voce, sia un fatto molto positivo. Uno tra i sindaci più giovani, quello di Modugno, che sensazione è fare il primo cittadino di una città così importante? Sempre un grande onore, un grande senso di responsabilità, sentimenti che accomunano tutti i sindaci che oggi sono qui a San Severo per segnare una linea nuova nell'ambito della programmazione ANCI per i prossimi anni. Sindaco, com'è l'esperienza da donna? Beh, che bella domanda. Non so dirlo in maniera differenziale, ma posso sicuramente dire che da donna noi ci mettiamo sicuramente un valore aggiunto, quello che in genere si riconosce alle donne, cioè una certa propensione a prendersi cura, quindi di tutto ciò che è la comunità, il territorio, la cosa pubblica e perché no, un certo senso anche di concretezza. Credo che siano queste le caratteristiche principali con cui naturalmente ci impegniamo ogni giorno per gli interessi dei nostri cittadini. Per questo sentivo prima, vogliono fare un passo in avanti ancora tutto assolutamente in itinere, è ancora molto presto, quindi oggi siamo impegnati per i lavori per approvare il nuovo statuto dell'ANCI Puglia.